Ciacca, più forte che puoi. Ciao amici e amici, bentornati in un nuovo video da una raffreddatissima Sara in Wanderlust, quella mia camicetta di campagna. Allora, oggi parliamo di una cosa che vi ha sempre molto incuriosito. Come molti di voi sapranno, io sono stata un mese in Sudafrica a lavorare perché ho svolto lì il mio tirocinio universitario e moltissimi di voi mi hanno sempre chiesto, insomma, informazioni al riguardo e sono qui per darvele. Essenzialmente partiamo dal principio. Io all'università studio scienze naturali ed ho svolto in Sudafrica un tirocinio di biologia marina, incentrato principalmente sullo squalo bianco, ma non solo. Sono andata appunto in questo laboratorio di biologia marina e ho svolto diverse mansioni, quindi recap. Il laboratorio in questione si chiama Ocean Research e, oltre ovviamente a svolgere la loro attività di ricerca scientifica, offrono la possibilità ai ragazzi di andare lì per svolgere appunto questo tirocinio. Credo che ultimamente siano cambiate alcune cose, perché quando sono andata io erano in un momento di transizione, diciamo, e infatti il sito non lo trovate sotto il nome di Ocean Research ma sotto il nome di African Campus, perché in realtà è possibile fare diverse esperienze, non solo quella di biologia marina ma anche di biologia della fauna selvatica, e in questo caso la fate in un'altra parte. Io non so darvi molte informazioni, però comunque vi lascio il sito qui sotto in descrizione e voi sul sito trovate tutte le informazioni di cui avete bisogno. È un'esperienza a pagamento, è un'esperienza che si paga, anche perché dal momento in cui voi andate lì a svolgere il tirocinio voi avete l'alloggio e il vitto. Comunque si paga in dollari, quindi per noi è leggermente favorevole la cosa. E bene, arriviamo nel vivo della situazione. Allora, il laboratorio dove sono andata io si trova a Mossel Bay, che è una piccola cittadina a circa 4 ore da Cape Town, e essenzialmente appunto svolge varie attività. Il periodo in cui voi potete stare è di almeno un mese, però voi volendo potete rimanere anche tutto l'anno. La lingua che si parla ovviamente è l'inglese, quindi voi parlate inglese mentre state al lavoro facendo ricerca, mentre siete nel campus, perché poi chiaramente nel campus conoscete non solo gli altri ragazzi che vengono a fare il tirocinio nel vostro stesso mese, ma anche i ragazzi che lavorano fissi nel team. Come vi dicevo, le attività variano in base al mese in cui andate, perché essendo un laboratorio di ricerca loro svolgono sia attività di ricerca proprie che attività commissionate. Sono circa 8 ore di lavoro con la pausa per il pranzo, che può essere di un'ora o di 2 ore, sempre in base a quello che dovete fare in quella giornata. Ogni giorno c'è una lavagna con una tabella con scritto appunto quello che si fa il giorno dopo, quindi divisi i giorni settimanali. Si lavora dal lunedì al venerdì. Se però voi decidete di andare a fare dei mini trip durante il weekend, eccetera, potete saltare il venerdì oppure il lunedì, quindi comunque loro vi considerano 3 giorni, diciamo, di riposo. Quello che ho fatto io essenzialmente, le attività principali che ho svolto erano ricerca sulla fauna intertidale, che è la fauna, diciamo, della riva, la ricerca sui cetacei, che nel mio caso sono stati per lo più delfini perché non era periodo di balene. Ho fatto 2 dissezioni, cioè ho seguito, diciamo, 2 dissezioni di balene perché si erano spiaggiate e quindi appunto bisogna fare la dissezione per cercare, ovviamente la dissezione superficiale, quella più intensa si fa in laboratorio, per capire, diciamo, le cause della morte dell'animale. Altra attività è la, diciamo, manutenzione dell'acquario della città, che collabora appunto con il laboratorio di ricerca Ocean Research, e in alcuni giorni voi andate in questo acquario e date da mangiare agli animali, fate pulizia di qualche vasca, ma niente di che, principalmente date da mangiare agli animali e cercate il cibo per gli animali, perché non mangiano i mangimi in scatola. Quindi poi altra attività svolta dal laboratorio super interessante è la ricerca sulla spiaggia di uova di specie di squali ovipari, la raccolta, e poi quando si torna nel campus bisogna appunto elaborare tutti i dati, quindi bisogna identificare la specie dell'uovo che avete trovato, e con l'occasione ovviamente quando si fa questa cosa si pulisce anche la spiaggia. E poi ovviamente l'attività principale è quella della ricerca sullo squalo bianco, quindi si esce in barca, si va vicino a un'isoletta, chiamiamola isoletta, si chiama Seal Island, ma in realtà è un enorme scoglio ricoperto da otarie del capo, e si sta lì fermi. Come fanno le otarie? Sembrano un incrocio tra capri e assassini, praticamente. Comunque, vabbè, al di là di questo, quindi
state lì fermi in barca, a proposito il mal di mare, attrezzatevi, portatevi qualcosa, perché anche se siete abituati a fare le gitarelle in barca, fidatevi, stare per ore fermi, perché il problema è lo stare fermi, quando si è in movimento già va bene, stare ore e ore fermi in barca nell'oceano, perché comunque siamo nell'oceano, potrebbe causarvi qualche problemino, quindi attrezzatevi. Comunque, appunto, con l'esca si cerca di attirare lo squalo, quando lo squalo arriva si è pronti, nel senso che nel team ci si divide ovviamente le mansioni, c'è chi raccoglie i dati, quindi bisogna segnare tutte le informazioni sullo squalo, la dimensione ovviamente orientativa, i colori, se ha dei segni particolari, bisogna cercare di capire il sesso e quindi segnarlo, e i comportamenti che ha lo squalo, quindi se interagisce con l'esca, se interagisce con la barca soprattutto, eccetera eccetera. E un'altra mansione è quella di fare foto, che non sono foto artistiche, sono foto scientifiche, che in particolar modo si focalizzano sulla pinna dorsale, perché la pinna dorsale fa proprio a volte da carta d'identità, nel senso che quelle sono tipologie di foto che chiamiamo proprio foto identificazione. Nel mese in cui sono andata io era stato commissionato al laboratorio di fare delle analisi all'acqua del fiume, e quindi durante non mi ricordo se una o due settimane, a turni con l'altra ragazza che era con me a fare il tirocinio, ci alzavamo 2 ore prima di attaccare al lavoro consueto, diciamo, per andare al fiume a fare queste misurazioni. Non è un'esperienza esclusiva per gli studenti universitari o comunque per gli studenti di facoltà scientifiche, perché appunto è una cosa che voi pagate per fare, quindi è, diciamo, ricollocabile nelle attività, cioè diciamo nel settore dell'ecoturismo, e quindi anche semplicemente se voi siete appassionati di fauna marina o di scienza in generale, potete prendere parte a questa cosa, assolutamente. Ora però, a proposito di questo, ci tengo a fare una parentesi. Voi avete due possibilità in realtà, perché l'Ocean Research è affiliata, diciamo, con un'altra associazione che si chiama White Shark Africa, che principalmente svolge la funzione di organizzare le immersioni in gabbia con gli squali, quindi essenzialmente escursioni a livello turistico, però anche qui dà la possibilità ai ragazzi di svolgere queste esperienze con loro. Con loro io ovviamente non sono stata, perché non so darvi informazioni, però comunque li conosco perché durante il mio mese lì ho lavorato spesso con i ragazzi del team e ho conosciuto dei ragazzi che stavano facendo invece l'esperienza con loro, e so che lì, a differenza di Ocean Research, non avete i pasti, quindi avete solo l'alloggio compreso nel prezzo che pagate, e poi dovete provvedere da soli a farvi la spesa, a cucinarvi, eccetera. Comunque, essenzialmente appunto vi occupate di andare con loro in barca ed assistere le persone che fanno le escursioni, le escursioni per fare l'immersione in gabbia con gli squali, assistono gli animali in difficoltà, li portano nel loro centro e li seguono, li curano, eccetera, prima di reintrodurli appunto in libertà. La differenza sostanzialmente, secondo me, sta nel fatto che quella con White Shark Africa è un'esperienza più aperta a tutti, perché è meno improntata sull'aspetto scientifico, quindi tu fai un'esperienza a contatto con gli animali, entri a contatto con gli animali, leggermente diverse da invece quello che ho fatto io, Ocean Research, che ha più un'impronta proprio scientifica. Sicuramente vi fa fare curriculum se voi siete degli studenti in ambito scientifico, qualsiasi esso sia. È un'esperienza che consiglio? Sì, assolutamente. Un mese vi vola. Quando sono andata io era autunno, diciamo, era aprile, e quindi le giornate iniziavano ad accorciarsi, alle 6 già faceva buio e noi finivamo di lavorare verso le 5, 5 e mezza, a volte anche 6, quindi diciamo che arrivavamo a casa distrutte e non uscivamo la sera, noi praticamente lavoravamo, tornavamo a casa, mangiavamo e poi crollavamo, quindi le cose essenzialmente le facevamo solo nel weekend, e quelle che facevamo, avendo solo un mese, erano sempre andare a fare gite, mini viaggi da qualche parte, perché volevamo esplorare il Sudafrica. Loro vi seguono durante l'organizzazione del viaggio, ovviamente. Quando voi arrivate vi vengono a prendere all'aeroporto, l'aeroporto di riferimento è l'aeroporto di George, e poi vi riaccompagnano, ovviamente, questo è tutto compreso nel prezzo che voi pagate. Se mentre siete lì volete fare dei viaggi organizzati da loro, quelli invece sono extra, ci tengo a puntualizzarlo, quindi qualsiasi cosa voi vogliate fare che esula dall'esperienza in sé va pagata a parte.
però voi potete anche decidere il weekend di organizzarvi autonomamente. Io questi, diciamo, escursioni, viaggi eccetera l'ho sempre fatti con loro, quelli organizzati da loro, un po' per una questione di comodità, perché comunque nel prezzo che io pagavo extra a loro c'era compreso tutto, quindi loro mi portavano, poi mi riportavano, stavano con me, quindi un po' per appunto una questione di comodità e convenienza, un po' perché venivano anche i ragazzi di White Shark Africa, oramai avevamo fatto amicizia, quindi stavamo tutti insieme. Io ve la consiglio perché è sicuramente un'esperienza meravigliosa. Prima che partite, voi inviate a loro biglietto aereo, passaporto e tutto in maniera tale che loro possano seguirvi e monitorarvi durante il viaggio. Prima di partire comunque loro vi mandano un programma orientativo del mese. Quindi voi prima di partire avrete un'idea delle mansioni che andrete a svolgere in quel mese, quindi dei lavori che loro effettivamente devono svolgere durante quel mese. Quindi niente, io con l'occasione vi invito di nuovo ad iscrivervi ad Instagram, cioè ad andarmi a seguire lì, che trovate appunto il link qui sotto, ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, in maniera tale da scoprire tutti i prossimi video, le nuove avventure eccetera eccetera, ad andare anche a seguire su Instagram e anche su YouTube Andrea, che è il videomaker ufficiale del canale. Vieni amore, affacciati, vieni. Scusate, eccolo, è un fantasma. Ciao, c'è amici, anche lui. Ci sono qui, stavo facendo l'altra camera. E quindi niente, se non ci fosse lui probabilmente voi vedreste dei video girati col telefono e non montati, o montati con Movie Maker. Quindi per ringraziarlo andate a iscrivervi al suo Instagram e al suo canale YouTube, dove mette qualche teaserino, qualche montato interessante. E quindi niente, detto questo, noi vi mandiamo un grosso bacio, vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video.